Ed eccoci allora, dopo aver dato insomma tutte le notizie più importanti della mattinata, siamo pronti ad iniziare le nostre analisi di giornata e lo facciamo con il nostro primo ospite Maurizio Monti, direttore di Traders Magazine, a cui do il benvenuto. Buongiorno Maurizio, bentrovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori delle Fonti TV. Ecco Maurizio, io direi di iniziare proprio diciamo da un'analisi di questi ultimi giorni del 2022 sulle borse. L'abbiamo detto anche in apertura, un anno particolarmente complesso, anzi probabilmente il peggiore dal 2008, quindi un anno storico in negativo. C'è questo tentativo di rimbalzo che però è un po' frenato ovviamente da diversi timori, timori della recessione, timori che arrivano dalla Cina per quanto riguarda la recrudescenza insomma del Covid. Ecco, partiamo proprio da un'analisi di chiusura, facciamo un bilancio un po' di fine anno. Sì, le borse stanno vivendo la classica fase di stasi natalizia. Mm-hmm. E diciamo che il cosiddetto rally natalizio statisticamente si verifica fra il 15 e il 23 di dicembre, poi c'è un momento dal 23 dicembre fino al primo venerdì del mese di gennaio in cui i mercati tendono a non muoversi, a stabilizzarsi, ad andare in laterale. Quello che è avvenuto ieri sui mercati sta a indicare comunque un clima di grande incertezza. L'Europa tutto sommato continua a comportarsi relativamente meglio che non gli Stati Uniti dal punto di vista dell'ottimismo. Il DAX è certamente in una, dopo aver subito la botta della conferenza Lagarde, che lo ha fatto pesantemente ritracciare dall'area dei 14.500 fino ai 13.900-14.000, ora si sta stabilizzando in area 14.000 e la figura che fa il DAX è ancora una figura tendenzialmente rialzista, come se avesse ancora voglia di crescere. La stessa cosa tutto sommato su Eurostoxx, che anche ieri ha chiuso positivamente. L'Europa quindi dà qualche segno di maggior ottimismo. Mm-hmm. In America continua a esserci la grande divergenza fra Dow Jones e il Nasdaq ed S&P 500, con il Dow Jones che cerca più o meno disperatamente di continuare a performare, e questo fa parte di un sentiment che magari approfondiamo insieme fra un minuto, e il Nasdaq e l'S&P 500 che invece continuano a essere molto deboli. Ieri il Nasdaq ha fatto un meno 1,42 che è certamente indicativo di un clima tutt'altro che ottimista, tutt'altro che positivo. Non di meno siamo in una situazione di grande incertezza. Il mercato avrebbe voglia di salire perché c'è una memoria storica degli investitori che induce a un ottimismo, i mercati salgono sempre, i mercati nel lungo termine ci premiano, ma tutto questo, confligge con una realtà molto più difficile, una realtà che vede una situazione geopolitica estremamente incerta, con la guerra a due ore di volo da noi, con la Cina che ha una grave recrudescenza del Covid, sembra quasi una vendetta curiosa della dirigenza cinese che dopo aver allentato, insomma. Esatto, dopo aver costretto i cinesi a starsene a casa per molti mesi, cedendo alle proteste, vabbè, fate un po' quello che volete, contagiatevi, e adesso i cinesi si contagiano, obbediscono all'ordine dei dirigenti cinesi. I contagi cinesi, tra l'altro, ci stanno a indicare che una politica vaccinale molto scarsa come quella che c'è stata in Cina è fortemente pericolosa, con vaccini di gran lunga meno efficaci di quelli usati in Occidente, soprattutto campagne vaccinali molto più modeste di quelle fatte nei paesi occidentali. E adesso il Covid lì si fa sentire con una variante che sembra essere una variante cattiva, mm-hmm. e che compromette di nuovo le catene di approvvigionamento, quindi danno una grave ripercussione economica a tutto il mondo,
che giustamente si sta riorganizzando. Negli Stati Uniti c'è un clima di riportare in America un sacco di cose che erano fuori. Questo sta a indicare un grande cambiamento economico in corso. Probabilmente l'Europa prima o poi dovrà cominciare a fare i conti con una politica consimile di riportare in Europa determinate produzioni che siamo abituati a pensare ricollocate nei paesi asiatici. Chiaro. Ecco, Maurizio, ti interrompo un attimo perché prendo spunto da una tua riflessione. Ecco, hai sottolineato insomma un po' la divergenza tra i vari indici americani, naturalmente con l'S&P 500, il Nasdaq, ma c'è una forte divergenza anche tra l'azionario statunitense, che abbiamo detto insomma ha fatto segnare dei numeri negativi, e invece l'economia reale, con un mercato, soprattutto quello dell'occupazione, che è ancora forte. E ti chiedo, ecco, se questa divergenza spingerà naturalmente la Fed, la banca centrale americana, Jay Powell, ad adottare una politica ancora aggressiva nel 2023, sempre naturalmente con un unico scopo, un'unica finalità, quella di tenere a bada l'inflazione. Ma a mio avviso Powell l'ultima volta è stato abbastanza chiaro su quello che è l'opinione e la prospettiva che la Fed vuole darci per il 2023. Quindi Powell ha detto chiaro e tondo che continuerà una politica moderatamente aggressiva, meno aggressiva di come l'ha condotta fino ad ora, ma fino al raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo, se continua a essere l'inflazione al 2%, e sicuramente lui non l'ha smentito, siamo ancora molto lontani. Quindi, a mio avviso, i primi 9 mesi e probabilmente tutti e 12 mesi del 2023 non vedranno un arretramento significativo della politica restrittiva della Fed. Almeno fino a settembre 2023 dobbiamo aspettarci o aumenti dei tassi o comunque aumento del tightening, che forse è la cosa più grave per i mercati perché sottrae direttamente liquidità, ma la Fed non può perdere questa occasione, questa opportunità di cercare di sgravare in qualche modo il suo bilancio appunto con il tightening, che è l'unica formula che gli permette di farlo. E ovviamente questo facendolo in concomitanza con la politica di aumento dei tassi è perfettamente coerente perché drena liquidità al mercato, quindi in definitiva sottrae liquidità, sottrae circolazione monetaria, conseguentemente fa calare l'inflazione. E Chiaro. questo è quello che noi dobbiamo aspettarci, sicuramente per i primi 9 mesi. Sui 12 mesi sarei più prudente, ecco, nell'ultimo trimestre del 2023, una prospettiva rispetto a oggi ancora troppo lontana. Però certamente sui 9 mesi non sono per niente ottimista che la Fed possa recedere dalla politica che ha annunciato. Poi forse non vedremo lo 0,75 aumento dei tassi, va bene, magari vedremo gli 0,50 o gli 0,5 a cui non ci eravamo più abituati. Sì, un aumento, diciamo, ecco, magari inferiore ma costante nel tempo, ecco, fino a quando il target del 2%, che è stato ricordato e ribadito più volte, tra l'altro anche durante la conferenza stampa da Powell stesso, non verrà raggiunto, e ce ne vorrà, perché da quella cifra, insomma, siamo ancora purtroppo ben distanti. Ecco, ovviamente siamo a fine dicembre, lo sappiamo, insomma, Maurizio, è un po' tempo appunto di bilanci, di previsioni. Restiamo, ecco, sulla diciamo l'analisi di quanto avvenuto in questo 2022. Abbiamo citato naturalmente Jay Powell, come vedete anche dalla nostra strap ci sono altri protagonisti, insomma, di questo anno che sta per abbandonarci, naturalmente anche la Lagarde, e per quanto riguarda l'Italia, Giorgia Meloni. Io, ecco, ti propongo insomma questo giochino di fine anno, cioè di dare un voto all'operato, ecco, di Powell, della Lagarde e di Giorgia Meloni. Naturalmente, ecco, sono situazioni estremamente differenti, quindi le analizziamo punto per punto, ma la domanda di fondo è questa: secondo te, ecco, hanno reagito bene alle sfide difficilissime che questo 2022 ha presentato? Partiamo proprio da Powell. Beh, io a Powell do un'ampia sufficienza, un 6,5, 6,5-7, perché comunque ha dimostrato una ottima sensibilità su determinati problemi. L'errore che ha fatto, ma è un errore comprensibile, è il ritardo nell'esecuzione, ovvero quando cominciava a dire che l'inflazione era transitoria,
ma persistente, che non si capiva bene che cosa significasse, come potesse essere un fenomeno transitorio e persistente insieme, doveva essere, a mio avviso, molto più incisivo, e tutti i governatori della Fed, anche quelli che oggi manifestano opinioni più o meno divergenti rispetto a quelle molto più chiare e sintetiche di Powell, dovevano intervenire ben prima. Sicuramente questo anche al mondo avrebbe fatto molto bene. Questo quindi è un errore grave, ma è un errore comprensibile, sai, in una logica dove dopo tanti anni, con politiche di accomodamento, con l'uscita dal Covid, non dimentichiamoci, l'uscita dal Covid, che l'inondazione di liquidità che ha colpito tutti quanti i paesi a seguito degli aiuti della necessaria stampa di moneta per sostenere l'economia post-Covid, e questo è un fattore che non dobbiamo dimenticare. Quindi è stato un errore, sì, probabilmente è stato un errore, ma è un errore che io mi sento di comprendere, non dico di giustificare, però è comprensibile. 6,5 a Powell glielo do volentieri. Ok, quindi insomma sufficienza che Powell ha strappato. E invece per quanto riguarda la Lagarde, beh, qui insomma il discorso si amplia ulteriormente perché l'abbiamo detto tante volte, la base di partenza è diversa e soprattutto il compito anche diverso, quello di mettere insieme 27 anime che hanno degli interessi insomma profondamente divergenti. E poi, come hai detto tu, c'è anche un conflitto insomma, internazionale che negli Stati Uniti non c'è a 2 ore di aereo da noi. Ecco, quindi voto a Christine Lagarde di questo 2022. Ma confesso che alla Lagarde non riesco a darla a sufficienza, perché l'ho sempre considerata la persona sbagliata, nel posto sbagliato e nel tempo sbagliato. E tutto quello che c'è di possibile di sbagliato è legato in qualche modo alla Lagarde. La Lagarde è colpevole, con tutta la Banca Centrale Europea, intendiamoci, di una politica incerta, troppo in ritardo rispetto a quella già in ritardo degli Stati Uniti, e soprattutto a una mancanza vera di conduzione, di carisma che permetta effettivamente di rappresentare le 27 anime. Non ci sono paragoni rispetto a Draghi, non ci sono paragoni rispetto anche ad altri presidenti della Banca Centrale, e certamente torno a ripetere che io non riesco ad avere stima sufficiente del ruolo della Lagarde in questo momento. La ritengo la persona sbagliata e non riesco a dargli più di un 4,5. Ah, quindi ecco, non solo un'insufficienza, ma anche un'insufficienza insomma pesante da matita rossa. È stato un po' l'anno delle donne, lo è stato anche in Italia con la prima donna premier, Giorgia Meloni. Naturalmente ancora oggi è assoluta protagonista delle pagine della cronaca italiana con la legge di bilancio insomma che deve ottenere questo benedetto voto di fiducia in previsione domani. E una Giorgia Meloni che ha raccolto un'eredità insomma davvero importante, pesante e soprattutto che si è dovuta confrontare con grandi sfide in brevissimo tempo, a partire dalla finanziaria con, lo ricordiamo, insomma 2/3 poi dei soldi destinati comunque alla crisi energetica, all'aiuto di famiglie e imprese. Poteva fare di più, poteva fare qualcosa di meglio, si è comportata bene? Un tuo giudizio? Ma io ho molta stima della Meloni e Sì. credo che il governo da lei presieduto abbia anche compiuto un piccolo miracolo. Quarto Non d'ora, dobbiamo dimenticarci che cercare di evitare l'esercizio provvisorio, avendo a disposizione pochissimo tempo, l'esercizio quarto provvisorio d'ora, peserebbe molto sui conti italiani e addirittura sulla credibilità italiana. al Non Presidente del Consiglio dimentichiamoci dei che Ministri. continuiamo a essere un paese che è molto osservato dall'Europa. Lo hanno dimostrato molti fatti recenti. Bene, tutto sommato, stiamo arrivando sul filo di lana, ma il governo Meloni sta arrivando a concludere una manovra. Possiamo discuterla all'infinito, però hanno rispettato i tempi. Sono arrivate sul filo di lana, è comprensibile, però hanno rispettato i tempi. E questo è già un primo risultato in una Italia dove la conflittualità politica, sociale,
spesso porta a fenomeni di ostruzionismo che di fatto legano le mani a chiunque voglia operare con una finalità precisa. Ciao. Poi è chiaro che possiamo discutere delle politiche del centrodestra italiano, ma quando sento parlare la Meloni vedo una distinzione netta rispetto anche ad altri ministri del suo governo. Vedo una maggiore chiarezza di idee, vedo la definizione di alcuni sogni italiani, che sono sogni, okay, che però faremmo bene a riesumare, perché siamo abituati sempre a denigrare gli italiani, a denigrarci, a considerarci un popolo poco capace di organizzarsi. Questo forse è vero rispetto ad altre nazioni, però è sicuramente una nazione che rimane una grande potenza industriale, e questo noi dobbiamo cominciare di nuovo a ricordarcelo. La Meloni, quando parla, sembra volerci ricordare tutto questo, ricordare un bel sogno dell'Italia, conduttrice all'interno dell'Unione Europea, in una situazione dove la Germania sta vivendo un grande momento di crisi, dove la Francia ci attacca per la stessa ragione, perché non vuole che l'Italia emerga. Da sempre i cugini francesi sono cuginetti un po' birichini che cercano di tenere in vita l'asse franco-tedesco, e terrorizzati dal fatto che la Germania in questo momento vive un momento di crisi, attacca l'Italia. Questo è molto indicativo. È molto indicativo di un fenomeno europeo dove noi possiamo ritrovare una collocazione adeguata. Quando ho sentito la Meloni parlare del sogno dell'Italia come hub di conduzione verso l'Europa di forniture di gas alternative a quelle della Russia, so che è un grande sogno, perché questo richiederebbe una capacità organizzativa che spesso non abbiamo dimostrato. Ma è un sogno che forse dovremmo ricordarci un pochettino di più. Ecco. Beh, sì, diciamo che poi in un momento di necessità, magari con tutto quello che non è stato realizzato in anni, poi ecco, viene almeno ecco, la strada, insomma, l'inizio di una nuova via può essere effettivamente intrapreso. Chiudiamo, direi, Maurizio, con la pagina appunto dei bilanci e dei voti, anzi no, manca il voto a Giorgia Meloni, quindi 8 8. addirittura, ok, ben sopra la sufficienza. E invece ecco, ci proiettiamo nella fase delle previsioni del 2023. Beh, insomma, abbiamo visto che possiamo dire così la parola chiave, o meglio l'hashtag di questo anno che stiamo per lasciare il 2022 è stato naturalmente inflazione. Ecco, io ti chiedo quale sarà l'hashtag del 2023? Resterà appunto inflazione oppure cambierà, diventerà recessione o che cos'altro? Diventa inflazione più recessione. È una condanna che non credo potremmo sottrarci nel mondo occidentale a questo tipo di condanna. Quello che dobbiamo augurarci è che l'hashtag non sia guerra, non sia competizione bellica, che l'uomo ritorni a una logica più sensata. Abbiamo una situazione geopolitica che evidentemente è drammatica, perché la Russia sta di nuovo reinvadendo l'Ucraina con nuovi piani operativi bellici, mentre dalla Cina hanno sorvolato il golfo che divide Taiwan dalla Cina, ben 71 aerei da combattimento cinesi. Queste sono due cose molto brutte, due sintomi molto brutti. Speriamo che l'hashtag del 2023 non sia guerra, sia solo stagflazione, perché quella, tutto sommato, non ci manca l'esperienza economica per poterla combattere e per ritornare tutti quanti, nel mondo occidentale almeno, a crescere e a essere più consapevoli che forse una globalizzazione estrema non era la via migliore, e una capacità di riprogettare il nostro futuro e il nostro avvenire in modo più sensato.
Chiarissimo. Maurizio, io ti ringrazio davvero tanto, naturalmente, ecco, non solo per questo intervento, ma per averci fatto compagnia con le tue analisi per tutto il 2022. Veramente grazie per il bel lavoro fatto insieme. Auguri per un sereno 2023. Ci risentiamo naturalmente il prossimo anno per commentare, come sempre, tutte le notizie dell'attualità economica e politica. Ce ne saranno tante perché abbiamo visto, insomma, che viviamo in un momento storico particolarmente importante. Quindi grazie davvero, Maurizio. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e un cordiale augurio a tutti quanti di un sereno, felice 2023. Grazie, grazie a te.